Jackie Wells, il guardaspalle che tutti vorremmo avere, il cucciolone di 2 metri, il duro dal cuore tenero, caparbio, sicuro, un carro armato con le gambe, un uomo che tiene ai valori della famiglia, un uomo che è come una fenice risorto da un'infanzia segnata da violenze domestiche. Io sono Vrex e dopo aver visto i 3 background di V, oggi vedremo tutto ciò che riguarda il miglior amico del protagonista dell'avventura. Buona visione! Esattamente come V, anche Jackie è un personaggio creato esclusivamente per il videogioco, quindi non ci sono collegamenti con i giochi da tavolo dai quali 2077 è stato tratto. Ed iniziamo subito con una curiosità. Fin da subito Jackie è stato pensato per fare da spalla al protagonista, ma inizialmente era stato scritto come un personaggio fastidioso, uno che non sta mai zitto, che fa battute orribili, un inutile palla a piede, insomma. La CD Projekt poi cambiò direzione, altrimenti la scomparsa di Jackie sarebbe stata una liberazione invece che un dispiacere, e nessuno si sarebbe interessato alla sua storia. Jackie nasce a Haywood nel 2047 da Guadalupe Alejandra e Raoul Wells, all'epoca membro attivo dei Valentinos. Purtroppo Jackie ha avuto un'infanzia molto dura, fin da bambino subiva violenze domestiche dal padre, che tornando a casa ubriaco picchiava sia lui che sua madre, e quando si stufò di usare le mani iniziò a prenderle a frustate con la sua cintura di cuoio. La cosa è andata così per anni, e la situazione attirò le attenzioni del padre Sebastian Ibarra, che però non poté intervenire a causa dell'utilità che Raoul aveva nella gang, dato che per anni i Maelstrom hanno tentato di conquistare Haywood. Man mano che Jackie crebbe, assistendo impotente alle scene di violenza sulla madre o subendo lui stesso, iniziò a sgusciare via di casa di notte mentre la madre dormiva, entrando in contatto con un gruppo di persone imprecisato che erano al corrente della situazione. Come ho spiegato nel video Vita da strada, i Valentinos ci tenevano alla loro zona e chi creava problemi veniva punito. Il padre di Jackie era un Valentinos, ma anche per loro era un problema. Raoul Wells era temutissimo dalle altre bande, quindi fungeva da deterrente, ma a causa del suo alcolismo era imprevedibile e aveva spesso colpi di testa. Il gruppo di persone che Jackie conobbe scappando di casa si pensa sia stato proprio Sebastian Ibarra, in un modo indiretto, a dirgli di bazzicare nei dintorni affinché il giovane Wells li conoscesse. Costoro gli insegnarono a combattere e a difendersi, e quando Jackie crebbe diventando abbastanza forte fisicamente, riuscì non solo a bloccare l'ennesima aggressione del padre ai danni della madre, ma gliene diede così tante, ma così tante da lasciarlo in fin di vita sull'uscio di casa. Raoul Wells venne trasportato al pronto soccorso. Una volta ripreso i sensi, Jackie minacciò di ucciderlo se fosse tornato a casa. Da quel giorno nessuno seppe più nulla di Raoul, se ne andò da Night City e non fece mai più ritorno. Jackie però mantenne la cintura con la quale lui e sua madre per anni era stato picchiato, pianificando di usarla contro di lui se lo avesse rivisto. Il tempo passò e il bar gestito da Mama Wells e il Coyote Coho divenne una specie di quartier generale per i Valentinos sotto la protezione di padre Ibarra. Con questo afflusso di gente, Jackie conobbe un ragazzo con cui divenne molto amico, Gustavo Horta, e a 19 anni insieme a lui si unì ai Valentinos. Non era semplicemente stanco di sentirsi impotente, una nullità di fronte alle ingiustizie. I suoi fratelli, che lasciarono la casa anni prima, e i suoi cugini, morirono tutti in scontri a fuoco con i Maelstrom, che cercavano di espandersi a Haywood. Jackie è l'ultimo uomo della famiglia Wells rimasto. Quindi l'unione ai Valentinos era anche per un istinto di protezione verso la madre. Purtroppo, un assalto improvviso dei Maelstrom uccise diversi membri della gang. Gustavo riuscì a mettersi al riparo, mentre Jackie venne raggiunto da 2 proiettili che lo ridussero in fin di vita. Venne portato in ospedale e dopo diverse ore di terapia intensiva riuscì a uscirne per il rotto della cuffia. Mentre Gustavo rimase all'interno dei Valentinos, Jackie comprese che non poteva continuare. Sia per lo shock di aver visto la morte in faccia, sia per il rimorso al pensiero di dare un dispiacere così grande a sua madre. Dato che la guerra con i Maelstrom era sempre più aggressiva nel tentativo di cacciarli dal territorio definitivamente, presto o tardi Jackie sarebbe dovuto tornare in prima linea potendoci restare secco una volta per tutte. Decise quindi di uscire dai Valentinos, rimanendo comunque in buoni rapporti sia con la gang che con il padre, il quale, capendo la situazione, non fece alcun tipo di pressione affinché Jackie restasse dentro i Valentinos. Nei successivi 10 anni, Jackie divenne un solitario.
Se vi siete persi la spiegazione su chi sono i solitari nel mondo di Cyberpunk 2077, vi consiglio di recuperare il video su Rogue. Anche se è un abile combattente, sia in mischia che con armi bianche e da fuoco, il toro con la crocchia preferisce lavori di contrabbando, anche per non fare preoccupare troppo sua madre. Un lavoretto tira l'altro, la sua reputazione crebbe e nel girone dei fixer iniziarono a spuntare lavoretti anche al di fuori di Night City. Si trattava di oggetti che andavano portati all'interno della città. Fu così che Jackie entrò in contatto con una fixer che operava nelle Badlands, Dakota Smith. Tramite lei entrò in contatto con il mondo di varie famiglie nomadi, anche se molto chiusi per via delle regole delle varie famiglie. Ma per lui era un vero e proprio parco giochi. All'età di 15 anni salì per la prima volta in sella ad una moto e da allora iniziò a smanettare con i motori. Possiamo quindi ben capire quanto potesse essere galvanizzante lavorare a contatto con persone che modificavano moto e auto e gareggiavano con auto preparate. Inoltre scoprì che le Badlands erano un ottimo punto dove fare affari, in quanto erano spesso attraversate via terra da convogli di qualunque tipo, Biotecnica, Militech, Petrochem, Arasaka, per cui ogni tanto qualcosa cadeva da quei convogli. Chissà cos'è, chissà di chi è. Occhio non vede, culo non duole, me lo prendo io. Durante i 6 mesi trascorsi da quando V e Jackie lavorano insieme a quando V si stabilisce nel mega edificio, i due non hanno sempre lavorato insieme. Certo, nel montaggio figo dell'introduzione ti fanno vedere che lavorano insieme per sottolineare che fra i due c'è affiatamento, però a volte capitavano dei lavori in solitaria. Fu proprio in uno di questi che conobbe T-Bug, da subito scettica nei confronti di Jackie a causa della sua stazza. Il lavoro era delicato e T-Bug considerava Jackie come un elefante in una cristalleria, rimanendo invece sorpresa dalla cura e attenzione che metteva nel suo lavoro. Ci furono altri contratti che li fecero incontrare, contratti che richiedevano una persona in più e Jackie tirò dentro V. In fretta si trasformò un trio funzionante. V infatti, come possiamo vedere nel gioco, si fida ciecamente di Bug, dandole persino accesso ai propri sistemi, mentre i rapporti tra Jackie e Bug non andarono mai oltre la sfera lavorativa. Bug, infatti, non trova divertenti le battute di Jackie, né le sue improvvisazioni. Signorita, lo sa da quanto stiamo viaggiando? Sono 18 ore da Nuova Barcellona. Con un ritardo a metà key perché un cyber psicopatico si è fatto saltare in aria nel terminal. Nuova Barcellona, ma dai! Si chiama improvvisazione, dovresti provarci. Che ne dici, Harry? Caratteristico, accogliente, non come l'hotel di quella convention di Zurigo. Non fare il pagliaccio, Jack. La sua è un... Prendo la cosa sul serio. Vuoi sentirne una bella? Adesso, sul serio. Ok. Sai perché Johnny ha cacciato la donna delle pulizie? Perché si rubava l'argenteria. Cristo santo. Ehi, Bug, sei... rimasta in contatto per tutto il tempo? Da 3 ore e mezza. A proposito di quella scopa nel culo. Quella nel mio, dici? Comunque il salvataggio di Sandra Dorset fu l'ultimo banco di prova che convinse Bug dell'efficacia della squadra ed infatti il giorno seguente, grazie a lei, V e Jackie ottennero un lavoro da uno dei pezzi grossi tra i fixer, Dexter Deshawn. Sì, sì, Vrex, molto interessante, ma quando arriviamo a parlare di lei, di lei e lui, la coppia, eh? Oh, e dai, metti fine turno! Jackie e Misty sono amici d'infanzia e hanno sempre vissuto nella stessa strada di Haywood, poi... Come a volte accade nella vita, crescendo i contatti fra le persone si interrompono per qualche tempo. Jackie voleva fare la differenza a Night City, prendendo ispirazione dalle precedenti leggende che lasciarono il segno in quella città, quindi i lavori che svolgeva in giro e i contatti tra alcuni vari fixer lo portarono a stare via per un po' di tempo, ma alla fine aveva Haywood nel cuore e non si allontanava mai per troppo tempo. Al suo ritorno, decise di fare visita a Misty, la quale, qualche mese prima, aveva affittato un negozio chiamato Esoterica, ed era stata avvicinata da un medico che aveva bisogno di un locale per poter aprire la sua attività. Misty decise di affittare all'ex pugile il sotterraneo dietro il locale e da allora Victor fu una presenza costante nella sua vita. La ragazza di origini polacche ha una famiglia che vive a Varsavia, quindi molto lontana da Night City. Victor nel tempo divenne come un secondo papà. Inoltre era un bisturi e il via vai di clienti era continuo, quindi poteva pagare regolarmente Misty e i due non avevano problemi di soldi. Quindi Jackie la va a trovare, conosce anche Victor e i due diventano presto amici, condividendo sia la passione per i motori che per il pugilato. Inoltre Misty non era mai da sola.
Prima che Victor si stabilisse dietro l'esoterica di Misty, lei e Jackie si erano incontrati. Un incontro fra amici come tanti, ripercorrendo la strada dei ricordi, tirando fuori quelli più belli da piccoli nonostante le difficoltà, una chiacchiera tira l'altra e tra i due scattò una scintilla. Abituato alle sparatorie, alla violenza e al sangue, ciò che rapì Jackie fu proprio la spiritualità della ragazza, la serenità del suo animo. Le persone nei dintorni iniziarono a chiamarla infermiera, e dato che spesso si recavano nel suo negozio anche dei monaci buddisti, per l'acquisto di candele, incensi o scambio di libri, a Misty venne dato l'appellativo di infermiera dell'anima. Jackie si sentiva profondamente tranquillo e rilassato in sua presenza. Questa calma, questa oasi mentale data dalla sua compagnia, la fece sentire apprezzata e fu così che i due si misero insieme. La madre però era contraria alla loro relazione perché non la riteneva una ragazza adatta a lui, preferendo di gran lunga la sua ex, Camila Martinez, membro attivo dei Valentinos. Il punto però è che Jackie lasciò i Valentinos e mentre lei era una tosta che sapeva il fatto suo, impegnata nell'organizzazione delle risorse, rifornimenti, controllo dei confini del territorio, insomma in prima linea contro le gang di invasori, Jackie avendo lasciato il gruppo non poteva seguirla in quella vita, anche se rimase in buoni rapporti con il padre e i Valentinos, però ognuno per la sua strada insomma. Misty, agli occhi di Mama Wells, sembrava come un ramoscello d'ulivo che si sarebbe spezzato come niente. Mi sono morti due figli, uno ne è uscito per miracolo, qui c'è un continuo via vai tra mercenari che pattugliano il territorio guidati dal padre che si assicura che vada tutto bene, e poi arriva questa con i chakra del cuore, il chi, lo scacciasogni, l'energia della terra, le candele profumate, ma dove vai che se ti arriva un borgo con la candelina che gli fai tanti auguri? La discussione tra Mama Wells e Jackie continuò per diverso tempo e purtroppo lo sdegno della madre arrivò anche alle orecchie di Misty, che si rattristò molto per questo, ma Jackie continuò a farla sentire importante e a farle capire di non voler assolutamente finirla lì. Facciamo un salto in avanti. Nonostante il trailer di lancio ci aveva già avvisato che Jackie non sarebbe rimasto con noi fino alla fine, la sua scomparsa è comunque un duro colpo. Dopo la fuga dal Compeki Plaza, abbiamo la possibilità di spedire tramite della Maine il suo corpo da Victor o da sua madre. Entrambe le scelte sono veramente toste, e per diversi motivi. Spedire il corpo alla madre è una pugnalata al suo cuore, dato che anche l'ultimo figlio non c'è più. Dall'altra parte, gli uomini dell'Arasaka si recano da Victor massacrandolo di botte per poi rubare il cadavere e sperimentare su di lui il Soul Killer. Infatti l'ologramma di Jackie che vediamo se decidiamo di allearci con Hanako Arasaka è un costrutto molto povero. Se avete visto il video sulla storia di Silverhand dovreste sapere quanto l'Arasaka fosse lontana da un relic funzionante al 100%. Infatti lo stesso Hellman al telefono con Yorinobu dice che si tratta di una tecnologia sperimentale, super delicata. E qui ci ricolleghiamo al discorso Mikoshi e alla prigione di anime, perché sì, Jackie non è l'engramma di Silverhand, ma la sua essenza era stata salvata e inclusa nel Mikoshi. Ricordiamo infatti che l'obiettivo dell'Arasaka è quello di creare un relic definitivo e poter incorporare le anime intrappolate fino a quel momento, ma finché non sarebbe riuscita nel suo intento, tutte le anime nel Mikoshi sarebbero rimaste nel Mikoshi intrappolate. Poi, a prescindere dalle decisioni prese, Alt Cunningham distrugge il Mikoshi, assorbendo i dati racchiusi al suo interno, quindi alla fine Jackie muore due volte. E dato che lui aveva espresso il suo ultimo desiderio prima di chiudere gli occhi, verremo addirittura definiti traditori da Silverhand. Posso sopportare tutto, anche decisioni discutibili, ma non il tradimento di un amico. Comunque, al di là della decisione presa, verremo contattati da Mama Wells per partecipare all'offrenda in onore del figlio, a cui parteciperanno tutte le persone che hanno avuto a che fare con lui. Curiosità. Una cosa che stranamente sfugge a molti giocatori è che Jackie resta nella memoria del telefono di V anche dopo la sua morte. Se chiamiamo il numero potremo ascoltare la segreteria e V ha a disposizione alcuni dialoghi a scelta, uno più straziante dell'altro, in cui cerca di esprimere tutto il suo dolore ad una voce registrata di una persona che non c'è più. E questa cosa fa male dentro. All'offrenda, Mama Wells ci chiede di rovistare tra la roba del figlio in cerca di qualcosa da poter usare come offerta. Davanti al garage incontriamo Misty, seduta e stretta nelle spalle, sia perché si sentiva sola, sia perché, data l'idea che Mama Wells aveva di lei, aveva paura di disturbare e di essere cacciata.
L'interno del nascondiglio del ragazzone è costellato di oggetti di ogni tipo, da attrezzatura sportiva, a un pallone autografato, alcol di contrabbando. E fra tutti questi oggetti compare anche su una mensola la foto di Misty di qualche anno prima, foto che a Jackie piaceva molto. Inoltre si sforzava di capire la spiritualità della ragazza, di capire perché liberare lo spirito desse così tanto sollievo. Decise quindi di realizzare un mandala di sabbia come prova di quanto prendesse sul serio la cosa e quanto ci tenesse a lei. Tra i vari oggetti è presente anche la cintura di Raoul, che Jackie aveva tenuto come monito. Se vi capita di rifare questa parte, usate la cintura come offerta, perché vi dice una cosa bellissima che veramente mi sono quasi messo a piangere. Se uscendo dal garage parliamo con Misty, convincendola a partecipare all'offrenda, lei lo farà stando in disparte, sempre per paura di disturbare. Se parliamo anche con Mama Wells, lei poi andrà a parlare con Misty, seppellendo l'ascia di guerra, affossando il suo astio con un abbraccio, considerandola finalmente come parte della famiglia. Adesso V è una persona sola. La persona che l'aveva tolta dai guai non c'è più. Numerose scelte difficili si parano di fronte e colui che rappresentava una bussola morale non c'è più, sostituito invece da un terrorista che vuol far esplodere ogni cosa. Per V le cose non saranno affatto semplici. Siamo giunti al termine di questo video, spero che vi sia piaciuto e vi chiedo scusa, veramente scusa se ci metto così tanto a far uscire questi video sulla lore, ma ci sto mettendo davvero il cuore per scriverli e montarli e questo porta via tantissimo tempo. Vi chiedo quindi di supportarmi con un bel like, un commento, una condivisione, ma cosa ancora più importante, di iscrivervi con la campanella attivata. Da Vrex di Woz Magazine è tutto, alla prossima!